Oggi con della carta colorata creiamo due gnomi che sono una figata! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Si apre ufficialmente la stagione della preparazione al Natale. Siamo a novembre, quindi si può fare. E allora, benvenuti a tutti in questa nuova stagione 2020 per il Natale. Così finalmente chiudiamo quest'anno che proprio non vediamo l'ora di toglierci di torno. Allora, cosa faremo oggi dei semplicissimi e bellissimi gnomi di Natale con la carta? Stupendi per abbellire angoli di casa vostra, fatti veramente con non so quantificare neanche il costo, pochi centesimi, e bellissimi sia come segnaposto appunto che come deliziosi suppellettili del Natale, zero spesa e eco-friendly, diciamo anche. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa questa bellissima coppia di gnometti. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri gnomi di carta, facilissimi. Ci occorrerà della colla, che può essere vinilica o acetovinilica, forbici e forbicine, un bulino sottile e uno un po' più grande, ma se non lo avete potete anche usare una qualunque superficie tondeggiante, una matita, un supporto morbido per tondeggiare la carta con il bulino o la superficie tondeggiante, una riga o squadretta e della carta, non cartoncino, della carta. La carta necessaria è bianca e un pezzettino di carta così color carne. Per il cappello potete scegliere tutti i colori che vorrete, io ho scelto il rosso e il verde. E poi ci occorrerà anche il compasso. Cominciamo subito. Prendiamo il cartoncino con cui vogliamo fare il cappello. In questo caso io prendo il cartoncino rosso e il cartoncino verde e li metto in doppio, così taglierò una volta sola. Apertura del compasso a 6 cm e posizionando la punta del compasso nell'angolo esterno traccio un semicerchio, quindi con la squadretta tiro su la perpendicolare al margine, così, e poi prendo un mezzo centimetro di disavanzo e traccio un'altra linea. Voilà, a questo punto ritaglio questo triangolo. Voilà, quello che avrò sarà questo. Io uso una stecca d'osso, voi usate anche un normalissimo coltello o le forbici. Do una piegatina alla mia carta, diciamo che aiuto l'incurvatura, e nella parte dove c'è l'angolo, quindi nel vertice del triangolo, taglio leggermente, così disbiego, voilà, la chiusura del cappello. Quindi metto un po' di colla sul margine che ho creato, quello da mezzo centimetro, e chiudo il cappellino. A questo punto con una penna dorata decoro il cappellino. Adesso prendiamo la carta per fare il corpo del nostro gnomo e facciamo un rettangolino che sia 8 cm per 2 cm e mezzo, mentre per la gnoma anche qui 8, anche qui per 2 e mezzo, ma lo prendo di colore rosso. Dagli 8 cm tolgo mezzo centimetro, che sarà il margine per l'incollaggio. Arriccio la carta, potete farlo, guardate, anche con il righello, così, ma con la stecca d'osso
siccome nasce per quello, si arriccia molto di più. Prendiamo un po' di colla e mettiamolo sul mezzo centimetro in più, così. Io poi stendo sempre la colla per fargli fare poco spessore e chiudo. E due. Adesso prendo una striscia di 3 cm per 30. Facendo due gnomi ne prendo due strisce. Quindi. Adesso segno mezzo centimetro dal margine superiore da entrambi i lati e con un bulino sottile pratico una piega. Se non avete il bulino, che è questo chiodino con la punta tonda, per praticare questa ammaccatura sulla carta potete utilizzare un qualunque oggetto che non tagli la carta. Passata dolcemente imprimerà appunto questa piega che ci permetterà facilmente di piegare il foglio così. A questo punto con un paio di forbici cominciamo a sfrangiare tutta la carta facendo semplicemente dei tagli perpendicolari alla linea che abbiamo piegato una accanto all'altra per tutta la lunghezza della striscia di carta. Adesso mettiamo la colla su tutto il bordino da mezzo centimetro e prendendo il nostro cilindretto cominciamo ad applicare tutto attorno la frangina. E poi pertiniamo lì dentro tutta la frangia. Facciamo la stessa cosa col corpicino rosso. Adesso da questo cartoncino devo ricavare due cerchietti. Io lo faccio in maniera molto molto semplice. Prendo il tappo di una penna e semplicemente sporcando i bordi del tappo stampo la circonferenza e le ritaglio. Quindi prendo un bulino e comincio ad ammorbidire la carta e adesso mettiamo tutto un giro di colla sul bordo. Quindi prendiamo il cappellino, infiliamolo e portiamolo così a creare una linea obliqua. Prendiamo uno dei nasi che abbiamo tagliato e infiliamolo lì dove c'è la colla sotto al cappellino, magari aiutandoci a spingerlo più in dentro possibile. E il primo è fatto. Ora però l'altro io vorrei farlo femmina, quindi dobbiamo fare una leggera variante nel montaggio. Tagliamo delle striscioline di carta sottili e lunghe, così. Non vi do una misura, non ci interessa avere una misura precisa, l'importante è che siano più lunghe del corpo, il doppio circa della frangia che abbiamo tagliato prima. Voilà, e tagliamo in maniera libera questa frangia. Prendiamo questa frangina e facciamo in modo che rimanga tutta incollata, vicina vicina, così, usando un pezzettino di carta. Quindi appiccico qui. Piego. E appiccico qui. In pratica sto preparando delle extension per la nostra gnoma e faccio due di queste ciocche. Mentre le ciocche si asciugano prendo il corpo della mia gnoma
e comincio a praticare un taglio che sia a triangolo. Voilà, così. E con una penna disegno sul davanti un cuoricino. Adesso prendo le frangine che ho fatto prima, le divido in tre parti e intreccio tra loro. Taglio il disavanzo eccessivo e, sporcando la parte anteriore del cappello, le appiccico così su una parte davanti. Attaccate le trecce sul cappellino, non facciamo altro che mettere la colla sul giro della gnometta e posizionare il cappello, facendo in modo che le trecce rimangano sulla parte anteriore, così. Quindi prendiamo il naso, sporchiamolo di colla, inseriamolo al centro, prendiamo due striscioline di cartoncino rosso e, sporcandolo di colla, fissiamolo nella parte bassa delle treccioline, tagliamo l'eccesso di treccia ed eccoli qui belli e finiti. Lo gnomo e la gnoma pronti per rallegrare il vostro Natale. Bellissimi come segnaposto della tavola delle feste, oppure inserendo un tappo di sughero al loro centro per rendere meravigliose le nostre bottiglie delle feste, o semplicemente così, lasciati in giro per casa a rallegrare gli ambienti. Una coppia di simpaticoni che ci faranno compagnia lungo il nostro Natale. Preparatene un esercito e addobbate tutta casa. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Ciao! Visto che è facile fare i nostri gnomi e che sono belli, e visto che è semplice fare le treccine, è la parte un po' più difficile di tutto il lavoretto, ma difficile si fa per dire. E allora preparatevi per tempo e riempite casa di un popolo di gnometti portafortuna per questo nuovo Natale che si sta affacciando nelle nostre case. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione. Vi aspetto su tutti i miei social, Instagram con foto fantastiche, Facebook per chiacchierare insieme e per mandarmi messaggi sulla posta, e soprattutto vi aspetto sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!